Ed eccoci tornati ancora in diretta da Saint Vincent e guardate chi sta completando la prova a biliardo. Sì, è proprio lui, il cannibale. Se la vedrà contro Gianfranco Condello. Qui accanto a me lo avevo annunciato, ma la sua presenza l'avevo fatta sulla fiducia. No, lui non sapeva niente e chiaramente non mi poteva dire di no. Matteo Gualemi, buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, bella partita questa, eh? Contro il cannibale, contro uno specialista, un super specialista di questo gioco, Gianfranco Condello. Eh sì, Gianfranco si dichiara proprio specialista dello scempi e doppi, di questa specialità, quindi insomma penso che possa anche dare del filo del torce, da torcere ad Andrea, via. Sì, tu l'hai chiamato scempi e doppi, è un modo in cui lo diciamo alla toscana, Semplice e doppi. semplice e doppi, però è corretto, nel linguaggio italiano è corretto dire anche scempi e doppi, Meno male. sì, dobbiamo stare attenti troppo al toscano, se no si sente troppo, diciamo comunque è una parlata da cui nasce la lingua italiana, Beh, sicché insomma la certo. culla del rinascimento siamo noi. Non va nascosto, dai. Non va nascosto Più di troppo. tanto, diciamo. Esatto. Dovrebbe essere a posto Andrea Quarta e quindi tra poco incomincerà questo nuovo incontro. Raccontaci però com'è andata ieri, Matteo. Ti abbiamo visto in grande spolvero. Ma più che in grande spolvero, diciamo che sono contento di come sono riuscito a stare sul tavolo, ad essere concentrato, tranquillo, e ho espresso un gioco, a mio parere, cioè normale, diciamo, non è che abbia fatto cose eccelse. Il primo incontro forse ho fatto qualcosa in più, ho giocato bene e Sì, hai avuto con la meglio al primo Vincenzo. incontro di Vincenzo Consagno, al Sì, secondo. fammi ricordare. Al secondo mi sembra, no, non sia stato, il terzo è stato Il terzo trasmesso. Vico, Sì, perché hai giocato sul televisivo. L'ultimo incontro poi l'hai affrontato contro. Sgroi il secondo, che è Sì. stato l'incontro più difficile assolutamente. Lì Perché l'hai ho vinta la bella, mi sembra. vinto la bella, ma ho rischiato di perdere veramente perché ho vinto bene il primo set, nella seconda lui ha avuto una bellissima reazione e ha portato avanti un bel gioco anche nella bella, io ero in difficoltà e poi ha fatto, diciamo, qualche sbavatura, diciamo, su un paio di tiri dove poteva punirmi e chiudere veramente il match, secondo me. E io ho reagito e è andata bene, dai. Poi il terzo l'hai affrontato sul televisivo contro Vico, è stata l'unica partita non commentata ieri, era circa verso l'ora di cena e poi hai avuto la bella di un altro, ha avuto la meglio, non alla bella ma 2-0 di un altro pro che è Antonio Buta, che non è esattamente la sua specialità, hai vinto con molto margine, però No, sicuramente. probabilmente è stato l'incontro che ho giocato meglio, a mio parere. Ovviamente a questo gioco poi si sa che oltre a giocare bene ci vuole anche, diciamo, il passo giusto quando giochi di sponda e marchi sempre i pieni e per l'avversario è dura. Io centravo e oltre a centrare il gioco mi pagava, diciamo. Quindi sì, è stato un bell'incontro, via. Sono contento di come ho giocato quella partita. Io penso che anche Buta, non essendo proprio specialista di questo gioco, quasi avrebbe messo la firma per arrivare dove è arrivato, anche perché per voi professionisti questo punteggio vale molto in questo Gran Premio. Eh beh, credo sì che alla fine dell'anno inciderà in maniera importante, sì. Una bella uscita di quarta dopo che al primo tiro aveva fatto un accosto, aveva realizzato 10 punti. Adesso quarta ha deciso di non riandare in accosto, giustamente di rompere. Adesso di rompere la posizione delle biglie. Tre sponde di calcio per Condello. Tra Questa. l'altro, diciamo, Condello è stato, cioè Andrea è stato molto vicino a Condello negli anni passati, no? Non voglio dire sia stato uno dei suoi maestri, però hanno giocato molto insieme, sicuramente all'inizio qualche dritta, diciamo,
sul gioco di calcio specialmente Andrea l'avrà Gliel'ha data. avuta. Intanto bellissima questa bricolla da affondare le biglie, 36 punti per quarta. In questo caso Matteo era giustissimo allungare la forza. Eh sì, in quella posizione assolutamente. Farla di misura difficile e anche allungando purtroppo c'è un punto che non è diciamo molto felice, Quello che che sia tu chiami punto punto marcio. marcio, a me io amo chiamarlo così, e sarebbe stato diciamo quello dell'otto o comunque della Del palla, largo del castello. esatto, però la giocata da fare era sicuramente quella. Striscio di quarta a portare in difesa diagonale le biglie e direi che anche questo è stato un tiro bilanciato molto bene da Andrea. Molto, E sì. costringe a una uscita complicata con Dello che alza la stecca e qui starà direttamente sulla palla Matteo. Ma diciamo che qua, ecco, questa è un'uscita, diciamo, che si poteva sognare, nel senso che Da metterci la lì firma. si gioca a prendere bilia, non è che si possa fare tante considerazioni, secondo me. Poi ai primi tiri specialmente, magari dopo un po' uno inizia ad avere in mano il tavolo e può anche pensare, diciamo, ad una soluzione, no? Di divisione. Però a inizio partita si gioca a prenderla, credo, almeno. E striscio sulla lunga opposta, il tiro analogo al precedente, solamente che qui quarta fa 18 punti. E qui ancora stecca alta con Dello, che ha il merito di toccarla quasi piena, rimpallare e con un po' di fortuna trova una bella posizione, un bel posizionamento finale. Per adesso un Condello sempre a stecca alta, indice che quarta lo sta mettendo davvero in difficoltà. Eh sì, ha battuto due volte buca buca per adesso. Intercetta il pallino in questa divisione al volo, quarta, 12 punti per lui. E qua Matteo? Qua c'è un mondo di tiri. C'è addirittura troppi. Eh sì, un po' soggettiva anche come scelta in quella Angolo di posizione. seconda, direi che qui C'entra Ginfri, perfettamente. così viene chiamato, c'entra perfettamente il castello, 32 punti. Fatto allargare il primo angolo e il secondo angolo è andato a segno. Poi gioca di calcio Andrea, di lunga lunga. Sì, traversino di seconda. Pelo stretto. Ha preso una porzione ibrida che lo fa passare vicino al Ma qui più che la castello. porzione, secondo me, è l'effetto di partenza. No, Gli ha dato troppo. è poco. Avesse giocato con più effetto, Ah, sarebbe avrebbe. arrivato da Sì, un'angolazione più migliore. favorevole Sì. per marcare di seconda. E qui uscita di Condello di Bricolla. Sponda palla per quarta. Che sta sul tiro. Direi che lo esegue molto bene. 20 punti. Anche se lascia, una mezza garuffetta. Mezza garuffa per Condello, che aumenta, che esaspera un po' l'ingresso e lascia, penso, una tre sponde, Matteo. Sì, credo che andasse su tre sponde quasi sicuramente. Qui la tendenza delle tre sponde, essendo un gommato nuovo, è quella di chiudere molto. Tu hai giocato ieri. Che impressioni ti ha fatto questo tavolo televisivo? Ma guarda, io ho giocato nelle selezioni e ho giocato ieri sul televisivo. E devo dirti la verità, fra le selezioni e ieri, Hai trovato un po' di differenza? tanta, sì. Cioè, la prima volta nelle selezioni era più duro, le tre sponde chiudevano in maniera quasi, cioè, assurda, nel senso che era una chiusura difficilmente immaginabile, ecco. Ieri l'ho trovato molto più morbido, più regolare, anche sulla bricolla scivolava un pelino la lunga in seconda sponda. Ieri mi è piaciuto di più, via, diciamo.
sai, delle volte magari le condizioni climatiche, magari un Infatti. po' più di umidità, orari diversi, può Certo. dare delle risposte diverse al tavolo. Certo. Diciamo che ieri giocava più da nuovo. E la prima volta sembrava un tavolo già battuto, diciamo. Era anche sulla garuffa, rimbalzava tanto, Molto. sì. Qui buona la divisione di Condello dopo il giro di scambio di Andrea Quarta, in cui ha realizzato 26 punti. Sono state delle eliminazioni eccellenti, tra cui oggi c'è stata quella di Michelangelo Aniello, che ha avuto la peggio di Ricchiuti, che è una prima categoria, tesserata proprio al CSB. Caro anche a te, perché nel mese di marzo Più o meno, sì. di quest'anno mi sembra è stata svolta una bellissima gara, al Guglielmo Tell, di proprio proprietario, presidente del CSB, Guglielmo Bertolino, che è stata vinta da te in finale con un altro toscano, Andrea Martinelli. Sì. Quindi sei andato a vincere in casa del Cannibale, Matteo. Ma Ma vabbè. Anche lui ha vinto a casa mia, mi sembra. Il Memorial Silla, se non sbaglio. bravo, te lo stavo per dire, te lo stavo per dire, vi siete scambiati un po' le vittorie. Vabbè. È difficile essere profeta in patria, anche se tu lo scorso anno ci sei riuscito nella BTP, che è il Comitato Regionale Toscano organizzata a Firenze, e tu sei riuscito a vincere in finale con Michelangelo Aniello. Lì Sì. hai fatto davvero una bella BTP, hai meritato ampiamente la vittoria. Sì, diciamo che vincere in casa ha un sapore particolare, no? Non si scopre certo adesso. Sì, è stata una delle prime volte in cui ti ho visto esultare Penso l'unica, penso penso l'unico, l'unica, e sì. anche al mondiale hai esultato così Non tanto. tanto, sì, effettivamente. Tanto passa in mezzo su questo striscio di calcio Andrea Quarta, replica di tre sponde per Condello, che ancora rimane sempre lì attaccato al Cannibale. Qui buona la forza. Può Buona, ma forse di parabola qua. andarci. Sì. Lasciamo vedere dalla frontale del pubblico, vedere quanto deve curvare. Non molto. Ma sul biliardo nuovo è insidiosa questa, eh? Perché se... Sì, diciamo che, vabbè, non era un fisso ovviamente, Certo. però era un tiro Era un tiro fattibile, giocabile, sicuramente. fattibile, sì. Staccava Perché è molto vicino al castello, quindi hai... tanto da Sì. sponda l'avversaria, quindi c'era un buon margine, diciamo, di... Di realizzazione. Sì. E qui cerca di stare in quella fessura Condello, che ha il merito almeno di non perdere un tiro di sponda in questo caso, perché il pallino fa da scudo per un travezzino di calcio. Qua Andrea dovrà studiare qualcosa di frontale. Travezzino di una passata, Matteo. Sì, anche se la proporzione non mi sembra proprio... No, c'era molto bene. Non è Qui caduto il rosso. passa in mezzo, però questo è un ricamo La di vedevo Andrea più qua. Più dritta da qua, mi sembrava... difficile da Sì, trasportare. sì. Di Sì, infatti l'ha toccata di effetto a leggero destra. taglio, sì. Qui al volo Condello, una posizione abbastanza schematica, è andata in una battuta vicino all'angolo. E anche qui buon per lui, che questa volta non c'è il pallino che lo aiuta, ma almeno si attacca a sponda, quindi perderà una conclusione frontale. Via protetta. Non facile Non anche. facilissima. Decide In arco di 2 legarsi alla minuti sponda via lunga. protetta. In Un arco po' 2 minuti rischiosa questa minuti scelta, protetta. Matteo. Ma sai, però Era un po' obbligata, eh? diciamo che non era facile niente, a parte questo, cioè poteva giocare forse una sorta di difesa, ma Io forte? penso che tirerà forte. No, con pallino lì. Ma decide di scivolare verso pallino. 28 punti. Qui vediamo se Andrea giocherà il pallino, per chiamarlo meglio, il pallino da 3, oppure se giocherà il giro.
Gioca il giro a ringaruffare. E lo centra. Forse è un pelo corta, però. Sì, alla fine poco male perché insomma l'importante era realizzare, perderà una conclusione analoga, ma intanto lui 28 punti se l'è già marcato. Certo. Questa è stretta. Questa conclusione la semplice doppi non è che mi piaccia molto, È perché un po' è molto rischiosa, sì. rischiosa, perché ora quarta, ora in questo caso essendo nel quadrato inferiore la biglia bianca, si può anche tirare uno spondapalla forte a fargli fare una specie di filotto a crescere, no? Sì. Io Ecco. Così a sch sinceramente con pallino lì, tiravi un'altra volta a scivolare sì, verso il pallino. decisamente. Ovvio che così si può fare tanto, però si può anche far poco cioè, lasciare un tiro. Cioè, nell'altro modo riesci a tenere il gioco in mano, voglio dire, Sì, giocandola. sicuramente. Qui di calcio andrà anche Condello che deve passare molto vicino all'andata perché ha poco spazio. Fa solo 4 punti e potevano essere anche molti di più qua per Condello. E qua al volo quarta dalla lunga. Stato sullo sfaccio. Una buona presa di biglia perché mette tanta distanza tra le due biglia. Che poi Nicola, il pallino da 4 di sponda a semplice doppi non è una marcata, diciamo, che non vale niente. Cioè, 12 punti È un equivale a un è tiro preso. quasi un giro Sì, tirato preso bene da abbastanza bene. 16. Cioè. Sì. Bricolla adesso per quarta. E qui non ho capito la forza. Ha giocato ad allungare anche qua. Pensavo la giocasse di misura perché Anch'io. dalla posizione in cui era, pensavo che lo giocasse di misura. Ma probabilmente ancora non si sente sicuro delle traiettorie del Non tavolo, diciamo, non l'ha preso forse ancora. sta sul largo Condello. Forse lascia qualcosa, lascia questo sfaccio. Non so se Andrea se la sentirà di batterlo oppure giocherà un pallino da 3. Sì, gioca difesa. Pallino da 3, il pallino vale sempre 6, però si dice 3 o 4 per distinguerlo meglio tra. Hai perso? No, è arrivato ora Gianluca in postazione che ha finito il suo incontro. Hai perduto contro? Mura. Steccaccia. Steccaccia di Condello. Si sì, ha giocato di colpo. È proprio una steccata questa di errata, diciamo. Cioè, è andato troppo sotto. Quindi non ha fatto grip il cuoio con Esatto. la palla. Quindi biglia libera per. Belli vestire player, però. Hai visto il nostro regista? Tanta Ci roba, complimenti. fa vedere tutto nei minimi dettagli con lo slow motion anche. Mirko Bianchi si sta impegnando molto. Siamo anche in diretta e guarda Andrea che rinuncia a tirare e gioca la difesa, non si prende vantaggi ulteriori. Questo penso sia un gesto, diciamo, dettato da, dall'amicizia, dalla, Dal no? rispetto Dal anche. rispetto reciproco, sì. Bricolla per quarta. Questa sicuramente non l'allungherà. Scava benissimo l'ingresso e trova un'ottima difesa.
visto giocare il tuo, uno dei tuoi idoli, David Martinelli, prima? No, perché cioè, ho visto poco, diciamo, non ho seguito tutta la partita, ho visto soltanto qualche tiro. Avuto la meglio Su di Massimo Massimo Alfredo? Alfredo, sì. È stata una partita non giocata benissimo dal Campano, che non è proprio la sua specialità, diciamo, il semplice doppi. E qui gioca la Steola Andrea, è un po' impreciso, abbiamo visto subito dalla gestualità che ha avuto. Lo sponda palla. Qui secondo me non aveva tutta questa battuta. C'era questo pallino che un po' In infastidiva. quella posizione comunque questo errore È facile è... sì, farlo. sì. Inganna un po' la traiettoria di partenza, ti porta a fare questo errore. Qui pallino da 3 per quarta. Quindi pallino con l'avversaria, sempre 6 punti. E qui molta scomodità per Condello per affrontare questa bricolla. Qui ha girato subito, ha fatto una piccola curva. E è quella curva che gliel'ha fatta fare stretta. E qui il cannibale può battere, penso, un filotto a incrociare, Matteo. Sì, credo di sì. Cercare di ritornare non proprio nella buca. E L'ha aperto però. Ecco. qui gli è scappato l'effetto. Sì, io ieri ho fatto lo stesso errore su questo tavolo e dicevo prima, no, che rispetto a quando ho giocato nelle selezioni l'ho trovato cambiato, no? Questo tipo di giocata me la dava quasi con un velo di Un effetto effetto con... buono. Questo su una bilia analoga, diciamo, ecco. Ho già dato quel filo di effetto buono che non mi ha fatto fare lo scambio, ecco. Che ha rallentato tantissimo la Esatto, tua biglia e ha sì. fatto aprire oltremodo Sì. quell'altra. Quindi in questo caso qui si lavora solo sull'effetto, cioè si cerca di non dargliene per favorire lo scambio, soprattutto quando si parte dritti, Matteo. Sì. Sì, a seconda, ovviamente anche la steccata incide, no? Perché a Certo, deve seconda di essere una quanto steccata, affondi, ovviamente esatto. il rientro dell'avversaria varia, no? Sì. A Quindi se volte. la pizzichi, se la maltratti, tra virgolette, esasperi, diciamo, il rientro e favorisci il passaggio. Se la una steccata corta, Ecco, più corretto più forse. Sì. che maltrattata. Sì. Diciamo che è un po' il concetto dello sfaccio a trasportare, no? Quando affondi bene. La trasporti bene, quando invece la steccata non è ben, Non è diciamo, pulita. affondata, si rischia di non portarla, no? Perché non è l'effetto, la trasporta, è Ma l'angolazione di natura certo. insieme a una steccata, diciamo, corretta. Qui buono l'uscita al volo per quarta, che realizza 4 punti e mette tanta distanza tra le due biglie. È una conclusione a vista, semplice doppi, di questo genere si può anche Eh lasciare. beh, poi dicevo anche, a volte si gioca anche con un filo d'effetto contro, diciamo, per essere sicuri, esatto, Di scambiare. di farla rientrare o quantomeno di non far uscire quel filo d'effetto buono che su quasi tutte le steccate Ti può esce uscire. a un po' tutti i giocatori, diciamo, Certo. di natura. Qui 6 sponde. No, tirato Di prima. l'angolo di prima. Ha richiamato la sua alla buca. Quarta. Quindi 16 punti. Adesso scapperà via in finezza Condello. E qui forse un po' lungo rispetto alle sue intenzioni. Eh sì.
tra l'altro non so se avrà a disposizione uno sfaccio oppure giocherà qualcosa di candela forte dietro. Gioca ancora il pallino con la bianca. E ti dirò, questa scelta non mi ha entusiasmato di Andrea. Forse anche troppo conservativo. Diciamo, non aveva calcolato magari questo rischio, che poi... Esatto. Poteva lasciare un tiro con arrivo pallino, ma io credo l'abbia calcolato. Semplicemente, insomma, pallino era abbastanza grosso. È anche vero, ha preso l'unica quantità forse per non farlo, Sì, al no? limite doveva stare più sul grosso e magari farla alzare e con la sua sarebbe rimasta un po' più corta, ma bastava passare la mezzeria, non Sì, importava. comunque non è una scelta, diciamo, sicuramente da condannare, vero? No, 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 sicuramente, però non mi aspettavo Che che rinunciasse, rinunciasse ecco. ancora, o almeno qualora scegliesse quel tiro si assicurasse di marcarlo il pallino da tre, proprio per evitare tutto ciò. E qui parlavamo prima di punto marcio e forse questo punto che ha preso è uno di quelli, su Sì, questa anche se esecuzione. questa era più brutta, di quella giocato Andrea, Andrea in sicuramente. precedenza. Sì, questa era larga, insomma. Era più vicina a sponda, Sì. quindi era facile lasciare Qualcosa, sì. qualcosa. E qui penso che Andrea andrà di calcio. Tira Luigi, forte. io mi aiuta in direzione, per cortesia. Mi aiuta Luigi in direzione. Qui Andrea, secondo te la tira... qui Andrea... Qui Matteo, secondo te Andrea l'ha tirato forte perché qualora fosse entrato poco avrebbe fatto birilli anche di E giro? avrebbe potuto anche fare il pallino, forse. Che ha fatto... Eh sì. Sì, a mio parere sì. Cioè, in caso di errore, se prendeva, diciamo, i 4 Sopra in questo di caso. sopra, poteva farli di giro o comunque arrivare a pallino. No, Poi te lo chiedo. comunque è tanto avanti, probabilmente anche una steccata che Molto più gli si facile. confà e quindi... Ti dirò, guarda, un tiro analogo Non ieri. sempre si fanno, diciamo, Come si tutti i vogliono. ragionamenti del caso, no? A Sì. volte si va anche un po' di istinto e di impeto, no? Come è naturale che sia, voglio dire. No, te lo chiedo perché ieri su un tiro praticamente uguale sulla stessa sponda, sulla solita partenza. Ha avuto sulla punta della stecca la chiusura Andrea Ragonesi contro Marco Lin nel secondo set. Lui non l'ha tirata così forte, l'ha tirata piano, poi non è entrato e ha perso due tiri dopo. Parlando con Gianluca e anche con altri, anche con Marco Lin dopo, insomma, secondo loro era giusto tirarla forte per Veloce avere questa seconda questo doppio opzione. bersaglio, sai, Qualche sensazione, eh? no, Quando diciamo che tutto è un po' opinabile, specialmente a questo gioco. Voglio dire, le sfaccettature, le sfumature delle posizioni sono infinite, quindi sì, senza vederla è impossibile bene o male aveva dare. la solita posizione, poi dopo poteva differire di E qualche il punteggio? centimetro. Il punteggio era 3,66 Andrea. a 3,66 Andrea, 3,92 Marcolin. Se non mi ricordo male. Si può tirare, sicuramente. Giusto perché, insomma, parlavano anche loro di questa doppia opzione. A volte fosse entrato poco, avrebbe potuto fare anche È i una birilli di scelta, giro. secondo me dettata in quel momento lì più che altro da come ti senti e da come vedi queste due soluzioni, insomma. Cioè alla fine, scusate, la giocata che ha fatto Andrea è una giocata che si fa, voglio dire, ci sembra di tirare un tiro facile, no? Però quando si arriva in chiusura non è sempre così chiara questa battuta e questa steccata, no? Cioè... Secondo me l'abilità di un giocatore è anche riconoscere Il momento della no, partita. in quel momento qual è il tiro che gli si confà di più, no? E probabilmente Andrea Aragonesi avrà fatto questo tipo di ragionamento, Certo. credo. 4 punti su questo sfondabiglia, si sta avviando alla fine questo primo set da parte
che terminerà tra poco con la vittoria di quarta. Qui ci prova Condello. Questo tiro, ad esempio, io lo adoro, mi piace tantissimo, no? Cioè, quando riesci a fare cambio palla e trasportarla in giro, è stupendo, Anche perché se ne fa un no? sacco. Tanti assist in più doppia è un tiro, insomma, che fa male sicuramente. Però ci sono dei momenti che sembra fatto. Almeno per io ho questa sensazione. Ci sono dei In momenti in altri cui momenti non ti puoi. diventano Non. No, piccolissime le vite. sembra impossibile proprio, no? Cioè. Quindi bisogna leggere È un anche al colpo momento. d'occhio, è un colpo d'occhio in base a una steccata che devi avere in testa, cioè Certo. devi sentire più che altro, Sì. no? Se percepisci il modo in cui ti parte, in base a quello ti studi la battuta, sembra un fisso in determinati momenti. In altri questi due fattori, diciamo, ti sfuggono e diventa quasi impossibile da realizzare. Sì, abbiamo capito benissimo il concetto. Quindi 1-0 quarta, abbastanza facile per adesso la partita per il Cannibale. Io mi aspetto una reazione da parte di Gianfranco, che non è uno che Che si è molla facilmente. presentato qua e per dare facile strada libera ad Andrea, eh. No, poi questa è la gara, insomma, che ama, penso, di più di tutte, no? I 9 birilli è proprio la sua passione, via. Sì, semplice doppi, noi ce lo ricordiamo quando giocava, soprattutto nel campionato a squadre, era l'addetto a questa Eh sì, partita, il capitano di questa è partita del vero. semplice doppi. E bene o male dispensava consigli a tutti i giocatori delle altre squadre su, cioè se uno doveva chiedere una scelta su questa specialità, andava a chiedere a Gianfranco. Sì, è vero, è vero. Io l'ho conosciuto così, Che diciamo, cioè. magari arrivava e diceva: ma cosa hai tirato? Dove a semplice doppio si tira questo? Sì. Bella E lì si ascoltava e si stava zitti. questa. Perfetta. Questo è un ricamo di Andrea. Appoggio al pallino e angolo. 24 punti. No, segna i punti, va posto da solo qua. È un quarta che per adesso è in grande ordine, Matteo. Sì, sta giocando bene, diciamo, ha fatto tutto quello che doveva, ecco. E l'ho visto molto bene anche ai Principi del Biliardo, dove sicuramente forse Dio mi aiuta ha meritato di più la vittoria, però ci è andato molto vicino prima a chiudere Andrea, Non so se hai Sì, seguito la finale. non sono riuscito a vederla tutta, ti dico la verità. Me la rivedo però, ce l'ho registrata a casa e ti prometto che la prossima volta. Vieni Sì. preparato, eh. Beh, te mi prendi sempre alla sprovvista. Ma le Poi mi cose. parli di Intanto partite scusami. d'archivio e non. Guarda che bella uscita di Condello che tocca la biglia di Americana. Addirittura si porta a casa il pallino e restituisce la steola a quarta. Quarta che però è un'uscita di tutto effetto con una battuta nei pressi della È buca. stretta però. Un Ci è rimasto un po' male po' qui male, sì. Andrea, sì, è un po' sorpreso. Abbiato 12. Qui tu, Primo queste sei Thomas, abituato più a 0 giocarle di Tanaka, tutto abbiato 12. effetto o di poco Primo, effetto? 0. Queste nel Abbiato senso. 1. Queste, diciamo, questi Danny calci di Kolisha, rintezzo, come li abbiato 1. chiamavo noi, con la Mohamed, partenza 13. nel medesimo quadrato. Ah, quindi la. No, io. Fa conto sotto una steola tipo all'altezza della chiesa Sì, del diciamo pallino. che io sono abituato a determinare l'effetto di volta in volta, nel senso, a seconda della posizione, secondo me c'è sempre un effetto che conviene. E in che cosa lo stabilisci? Sensibilità? No, Sempre lì. sensibilità. Ovviamente a volte questo tipo di concetto cambia di poco la divisione del tiro nel caso d'errore, a volte però cambia anche In base a come ti in maniera senti. considerevole. No, in base alla traiettoria. Cioè, variare una battuta fra giocare senza effetto e giocare di tutto effetto di 4-5 punti ha una corrispondenza nella proporzione poi della smezzata del tiro
importantissima. E quindi quando si ha la possibilità di scegliere fra questi 4, 5, 6, 7 punti a seconda dell'angolazione dove battere, si cerca di prendere la battuta migliore per l'esecuzione del tiro. Ovviamente per capire qual è bisogna avere bene in mente quali sono le possibili divisioni e inquadrare la proporzione del tiro. È più difficile spiegarlo, ti dico la verità, perché Che ha sì, fatto vedere sul tavolo. esatto. No, poi la cosa veramente difficile anche di spiegare questo tipo di concetto è insegnare a far capire agli altri qual è la soluzione migliore, perché purtroppo penso che, cioè, capire il tipo di proporzione del tiro e così è una cosa che o ce l'hai innata oppure la devi studiare, e studiarla insomma richiede applicazione, tempo e non solo, a Tante volte non ore di basta, volo, eh? certo. Esperienza, esatto, certo. 70-24 è partito sicuramente meglio Gianfranco in questo secondo set. Qui quarta allunga questo tre sponde verso il pallino, realizza 12 punti. E qui di calcio o di primo? Sceglie la conclusione frontale. Direi che fa anche bene Gianfranco perché realizza 46 punti, forse anche qualcosa di più, 48, 48 e guarda un po', alla termina anche in fine difesa. anche la steola. Diciamo che poteva andare peggio, via. Però no, sto scherzando. L'ha presa bene, eh. Cioè, ha centrato filotto di prima, la sua l'ha portata a colla. Diciamo È stato che ha fatto premiato. una bella giocata e il gioco l'ha premiato, sì. 48 punti per lui. Che è successo? Sai che io non avevo detto niente, però avevo avuto la sensazione di veder muovere pallino quando ha steccato. E secondo me, non so se l'ha detto Condello all'arbitro, guardiamo il replay. Vedi? Io Ah, l'ha toccata quando avevo veniva avuto su. Lo questa sai che sensazione. si è chiamato il fallo Condello? Certo. Mi sa che se l'è chiamato lui. Tiro con i nemici. Bravo Andrea. Allora, è stato bellissimo perché Condello ha fatto un gesto a quarta e gli ha detto guarda, non importava la difesa e quarta gli ha risposto non tiro con i nemici, figuriamoci. La frase si conclude così, la concludo io perché penso Beh, i sia nemici, diciamo gli abbastanza avversari, via, perché avversari. nemici è un po'. Certo, ha detto nemici, l'ha detto Sì, lui, però vabbè, nel senso no, vabbè. figuriamoci Ovviamente con le... intendeva gli avversari, Sì, diciamo così. sicuramente. È stata bellissima questo gesto di fair play. E penso che Condello si sia autodenunciato il fallo. Questo però lo dobbiamo Eh poi beh, questo gli fa chiedere onore in a lui. Sicuramente, caso. una persona eccezionale, Gianfranco. Tre sponde di calcio adesso per Gianfranco Condello. Quattro punti. Ricolla adesso per Andrea Quarta. Velo stretto. Però Comunque trova presa bene, dai. 20 punti e passa la quota dei 100. E tre sponde di calcio per Condello, molto più vicino all'uscita sul rosso. E qui è partita leggermente corta. Sì, credo che abbia la giocata di parabola, diciamo, di traversino. Troppi mezzi, si dice in Troppo, Toscana. ma Alla comunque controllata bene, insomma, forza perfetta. fine meglio sbagliarla da questa parte che Assolutamente. dall'altra, perché almeno si fugge via da Castello. Certo.
E qui purtroppo Gianfranco lascia questa biglia al volo, aveva giocato una sorta di avvicinamento al pallino per cercare qualche sviluppo. Qui Andrea va sul filotto di prima. Forse lascia però la sponda e palla. Pensavo che aumentasse un po' la forza, dato che posizionandosi lì andava a finire gioco forza nella buca. Qui Era sicuramente il suo intento, perché lascia fa un un po' corto. invitante scatolino, eh. Eh sì. Condello, 20 punti per Condello. Peccato perché lascia forse una piccola entrata che sfrutta a stecca alta Andrea. Qui si cerca di entrare diminuendo la forza. Buona giocata anche questa dalla Eh parte beh, di quarta. perfetto. Forse un pelo corta, ma cioè, questo è un corto che non è un errore, diciamo. La forza è quella per il tiro. Tanto bello questo angolo con pallino da 4 Molto. di Condello. Molto bello. Guarda, che pensavo tirasse forte di colpo in testa, invece ha trovato questo buonissimo impatto controllato sul pallino da 4. E giro di calcio per quarta, che fa 4 punti. Qui ci andrà di bricolla. Di misura Matteo, sì. Sì, sicuramente. Anche pallino in una posizione che può dare Può aiutare fastidio per il dopo. tre sponde, all'avversario, cioè nel tiro successivo, quindi ero abbastanza Qua sicuro che giocasse di misura. se non vede Bili Andrea. Deve andare all'Ebrea. Cioè, L'Ebrea sarebbe il l'Ebrea, calcio di scusate. traversino. No, Sì. lo spiego, non ti Sì. preoccupare. L'Ebrea in Pensaci te. Toscana. Sarebbe il calcio di traversino con effetto a tenere. Contrario, che poi non so perché si chiama Ebrea, però l'ho sempre. Se Da noi sempre, si da chiama noi così. si chiama così, esatto. È bello perché il biliardo ha anche una sua terminologia in base alla regione d'Italia. Sì, sì. Infatti lo scatolino, da noi non esiste lo scatolino. Sì. Inizia a esistere ora, Sì, diciamo, quello è esatto, è una perché. terminologia che ha. Diciamo, io ho conosciuto da Auro Bulbarelli quando faceva le telecronache su Rai Sport. Tra l'altro ci ha seguito anche su una diretta, Auro. E qui diminuisce la forza dell'avversaria per evitare di perdere lo scatolino o lo sponda palla. Costringe quarta ad andare di parabola, diminuendo la forza e cercando di ottimizzare l'entrata e qui non riesce ad entrare. Un po' stretta, sì. Giro per Condello, la ringa a ruffare. Ha tirato proprio la parificazione sul pallino, eh. Però era difficile andare in Molto. avanti. Sì. Ma forse il suo ragionamento era quello di non lasciare una tre sponde. Di parificare, non necessariamente riportare tutte nel quadrato, in quel quadrato lì. Anche Quarta, il suo. esatto. Questa è bella, però. Questa è bellissima, questa è Giocare veramente bella. Praticamente a girare così forte non è semplice, controllare il tiro in questo modo. con la sua biglia, prendendo quasi biglia piena, ha fatto, grazie all'effetto, tutto il giro del tavolo. Eh sì. Vedi? E intanto però Gipsy ricava da questa posizione 52 2 punti. punti.
La bricolla strettissima, d'effetto buono. E Bella. qui un'altra perla di quarta, questa raddrizzata di colpo in testa in candelare di seconda. Tutto molto bello. Cioè, la prima volta che passava avanti con Dello, se non a inizio partita, gli ha risposto così il cannibale. E qui penso che Gianfranco tirerà veloce su questo pallino. Credo di sì. Addirittura può venire il fissa al pallino, il traversino con la gialla, molteplici soluzioni Però questa. gioca ad effetto contrario. Abbiato 16, Casarotto Omar, Lopez Daniel. Come mai Abbiato Matteo l'ha 16, giocato con effetto Casarotto contrario? Omar, Per essere sicuro di Lopez prendere la più Daniel. piena? Per Ma sinceramente stabilizzare non più lo la so. sua? D'effetto Non lo so, perché per la soluzione dicevi te, a contrario. proposito di angoli favorevoli, era più conveniente arrivare senza effetto, perché arrivando Quindi senza effetto. dal centro del tavolo, dal centro della Esatto, corta. sì. E non so perché ha giocato così. Probabilmente Era sicura più di aveva fare più cambio fiducia palla, di cambiare palla. di non Sì, muoversi tanto con la sua. e probabilmente con il pallino è stato un po' più alla sorte, Sì. diciamo. Tanto però quarta su questo sfaccio incomincia davvero a centrare con regolarità il castello. Un po' impreciso qui Gianfranco su questa raddrizzata in cui prende subito rimpallo. E qui quarta deciderà per Risponde la palla. sponda, anche se ha il braccio caldo e cannibale, però in questo caso si affida alla sponda. Apre troppo la traiettoria della biglia avversaria. Qui un po' rapido quarta, è sempre rapido nell'esecuzione, però in questo caso forse avrebbe dovuto studiarla un po', prepararla un po' meglio. Matteo, che Ma io dici? su questo non posso dire niente perché a volte Perché? quando mi rivedo mi faccio paura da Dai. quanto tiro veloce, quindi È non è difficile. sempre facile avere tempi giusti e corretti. È molto facile quando ci si rivede Abbiato dire ma non 13. potevo starci un po' di più, guardarla con più attenzione, però Passacchi quando si gioca Gutman, poi abbiato 13, Passacchi è Gutman. non è facile assolutamente. Questa è brutta perché forse non ce l'ha da una, eh. O comunque deve andarci Di tutto taglio. di parabola forse. Girando un pelo. Che brutta salvarla anche al volo di 3. Al volo di tre è molto brutto perché credo E abbia la buca a palla piena. al volo dalla lunga? Un'altra conclusione difficile. E allora brutta per brutta, mi sa che Effetto decide di contrario? tirarci. Ah, però così, piano. Cioè, piano. Era tosta, eh. Sì, Era brutta. già era dura non arrivare verso la mezzeria del tavolo, Sì. eh. La meglio cosa era prenderla piena Qua e spingerla a comunque. fondo. Ma guarda, la meglio cosa lì era difficile da trovare perché era No, una però anziché posizione prenderla proprio. così, cercare di prenderla piena e lasciare magari una raddrizzata. Qui Qua con Dello però ha gli può lasciato un far tiro che male. può rimettere in gioco Esatto. con Dello, eh. E con Dello le esegue anche molto molto bene. 80 punti, gli ultimi 16 punti un po' curiosi perché un birillo che era stato abbattuto è andato a battere il birillo che era in piedi. Prima a Martinelli è successa una cosa che è passata la sua in un traversino, ha battuto un birillo e quindi i punti chiaramente sono stati bevuti. Sai che a me ieri è successa una roba simile con Sgroi? Io avevo, non so, intorno ai 300. Comunque lui mi lascia una bilia brutta. E ho giocato un angolo, ero attaccato sulla corta, cioè proprio bruttissimo, con pallino davanti, avevo Stevola. E ho giocato un angolo a portarla in fondo. Cioè, diciamo, se l'avessi presa piena, potevo andare a pallino da 3, era vicino a sponda. Entro perfetto, la spacco come nel migliore dei sogni, rosso solo. Ok, appena cade il birillo vado a segnarmeli e sento l'arbitro 24 qualemi. No, sono rimasto perché
praticamente il rosso Aveva che è girato caduto, intorno al castello andato a esatto, ma battere il colpo. pensa, è successo dopo un bel po', perché io non me ne sono accorto, cioè io non ho fatto in tempo a vederlo questo birillo. Ho visto il rosso e sono andato di corsa bello tranquillo a segnare 60, no? Anche con quella soddisfazione di quando uno Ma fa scherzi, 60. In effetti ci si rimane male, eh. questa è Come bella, eh. sicuramente ci rimane male. Però corre. È un po' lunga, sì. E Sembrava. io quando vedo questo tiro non posso che pensare a Charles. Chi non ha fatto Sì. esattamente cambio biglia, si è scostato e adesso un'altra ottima occasione per Condello che Questo è un fallisce. errore grave, eh. Che fallisce questa occasione che era di una capitale importanza per Eh beh. portarsi davvero tanto avanti. Fatto solo 4 punti, ma più di un rammarico per Gypsy, come anche Gypsy lo Sì, chiamano. c'ha diciamo Più sì. soprannomi. Ma Gypsy forse però gliel'ha dato Jahetti, mi sa, eh. Questo Questo, Gypsy, sì. l'ho sentito, ci sta. Di Mi sa. bricolla, Condello. Una Bella, eh? bella uscita Sì, per una bella. il biellese. Qua proverà lo schiaffo nonostante sia staccata dalla lunga, non è bellissima. E la gioca bene. Fatto un capolavoro quarta qua. Perfetta, sì. E se avesse preso rimpallo avrebbe marcato anche punti. Al Certo. volo di due. E qui buon per lui che tocca pallino avvicino alla biglia di quarta attaccata a sponda. Forse sarebbe stato lungo, senza l'impatto col pallino. Eh sì, era fuori, sì. Sarebbe stato fuori di sfaccio Vediamo qua, se quando Andrea sceglie il secondo me gioca il pallino. pallino da 3. Però a me mi sarebbe piaciuto, a me questo tiro mi piace troppo. Alzare la Mi stecca. sarebbe piaciuto vederlo Sì, tirare. bello, dai. Il tiro giusto però Il è tiro giusto, questo, diciamo, è questo. purtroppo. Meno spettacolare, diciamo, ma più. Più efficace. Beh. Ci sono dei tiri che piacciono talmente tanto che magari li tira anche quando non è. Sapendo di. A me capita tantissime volte, purtroppo, Sai aggiungo. già che non è la scelta giusta, però un tiro ti Non ce piace la fai, talmente non ce la tanto. fai, non resisti, no? Ecco qua è una posizione che dicevamo che può giocare a incrociare, ma come hai detto tu, Questa non vai. credo. Ah sì. Questa No, salta no, sinceramente io non credevo che giocasse a incrociare. Infatti è uscita una via di mezzo, non ho capito sinceramente come l'ha giocata. Perché la steccata non era proprio da incrocio, secondo sì, ora perché era affondata me. molto. Non lo so, però è saltato tanto nel mezzo con la sua, che Non lo so. Lo sa solo lui, quindi. però Gianfranco, guarda come risponde. Il rosso solo, perfetto Condello su questo giro ed è parità in questo secondo set. Gli ha fatto pagare molto questa incertezza Condello. Un bel giro ciliegia, ciliegia, sì. Ciliegiato, Ciliegiata. eh? Al volo quarta direttamente sulla palla di una. Lascia uno sfaccio. Qui un po' il punto marcio, eh? Se Eh avesse sì, ha preso la preso. corta sarebbe andato in Forse era anche difesa. abbondante, però come forza, no? Ho fatto Ci sta. passaggio e mezzo, insomma. Senza effetto Condello, forse questa rientra troppo e addirittura lascia 16. qualcosa a quarta. Questo era un tiro determinante, perché con Filotto qua andava in chiusura. Prima lui. Può Adesso in chiusura prima può andare andarci. Ecco Andrea, sì. inchioda Però ha giocato bene, eh. sull'8.
Insomma, uno sbirillo, sì, alla fine l'ha giocata in tolleranza Sì, questa. sì. Non ha voluto rischiare di aprirla eccessivamente e lasciare le due biglie sul lato sinistro. Qui senza effetto Condello per cercare di entrare ancora meglio. E qui forse leggermente Esce, sì. lungo. Però una palla molto vicino alla sponda lunga. Bello Un bello sfaccio, dai, qua. Avviato 9, sfaccio arrivare a pallino dopo porta due lunghe. bello nel Avviato senso 9, bello da vedere, ma bello non da facile tirare. sicuramente. Avviato 8, Micucci L'ha presa un distante. po' Avviato grossa, 8, Micucci distante. eh. E qui rischia di pagare Steola, c'era questo rischio. Qui Gianfranco non si lascerà sfuggire questa opportunità di avvicinare la biglia gialla verso il pallino e portare. Ci tira forte? Gioca Stevol, Perché senza effetto? non lo so. Infatti ero stato ingannato sul fatto che non marcasse effetto, allora pensavo che Vabbè, giocasse diciamo che veloce. si può anche giocare senza effetto, però Però te la complichi un pochino. l'effetto ti dà una mano, diciamo, per, cioè parti alto, dai l'effetto e si La fa ritorna lì, prendere arrivi da scarsa. un'angolazione dove è un po' più facile prendere il lato giusto della biglia, no? Però non è da condannare tirare senza, Sì, ecco. sì, sì, sì. È forse tecnicamente sbagliato, diciamo sì, non lo so, forse si può dire così. Venendo più dall'alto, è chiaro, ti favorisci meglio lo spostamento della tua biglia Sul lato sul lato opposto, certo. opposto e quell'altra viene da angolazione che puoi portare meglio su quell'altro angolo la biglia avversaria. Qui pallino da 12 per Condello. Qua vediamo cosa sceglie. Io penso che Lo prenderà lo sfaccio sfaccio, sì. 32 a chiudere per quarta. Match point per il cannibale che deve cercare di fare filotto. Un altro birillo del castello lo fa trovare in palo che non succede Bella niente. comunque, dai, non era facile, eh. Sì, davvero una bella partita. Il bacio tra i due. C'è grande stima, rispetto ed amicizia tra Condello e quarta. E quindi vince quarta 2-0 e passa il turno. Allora, io Matteo ti ringrazio di essere stato disponibile. Ma figurati, è un piacere. Ci hai dato anche qualche suggerimento tecnico, sempre in parlato toscana che è molto piacevole. E magari non ci vediamo più tardi, spero di vederti domani all'opera sul nostro tavolo. Ok, dai, grazie a In bocca al voi. lupo per il proseguo del tuo Grazie, un sommelier. saluto a tutti. Da Mirko Bianchi, Matteo Gualemi e Nicola Biondi per Fibis TV. A più tardi.